È stato proclamato da parte dell'ufficio elettorale della provincia di Modena il risultato delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale che si sono svolte domenica. Complessivamente hanno votato 513 elettori su 693 aventi diritto, pari al 74%. Ma quante preferenze hanno preso i 16 eletti? Per capirlo, occorre considerare i voti ponderati dei singoli candidati, analizzando il peso dei grandi elettori. Ricordiamo che per le elezioni provinciali votano i consiglieri e i sindaci dei comuni della provincia, il cui voto pesa più o meno sulla base della popolazione del proprio comune. La scheda dei consiglieri di Modena avrebbe infatti 805 punti, quella dei consiglieri dei comuni da 30 a 100.000 abitanti, Carpi, Formigine e Sassuolo, 257. Quella dei consiglieri da 10.000 a 30.000, 134 voti, e via via scendere fino al peso di 24 voti per gli eletti nei comuni più piccoli. Un voto che ha riservato non poche sorprese. Su tutte, il fatto che, nonostante una provincia in cui i comuni sono governati da sindaci e da maggioranze PD e di centrosinistra, il più votato è risultato essere il consigliere di Forza Italia Pier Giulio Giacobazzi, primo davanti anche a Massimo Mezzetti, che come sindaco di Modena poteva contare su un bacino di voti di un'area di centrosinistra molto Un ampia. risultato più che altro storico, nel senso che avere un candidato moderato come il sottoscritto che riesce a prendere un maggior numero di voti ponderati nell'ultima tornata elettorale delle provinciali, arrivare primo tra i 16 eletti, è una cosa storica per Modena, storicamente guidata dal centro-sinistra. È un risultato storico perché sta a significare, però, come noi abbiamo sempre detto, che è al centro che si vince ed è al centro che bisogna iniziare a lavorare per cambiare l'amministrazione di tante città e di tante realtà locali. Forza Italia è riuscita a catalizzare tantissimi voti di tantissimi amministratori, soprattutto civici, che hanno visto in noi una proposta politica reale, chiara, pragmatica e la soluzione a tanti problemi e a tanti temi che andremo a trattare in provincia, dal trasporto pubblico alle scuole e tante altre. I voti sono arrivati da tutti i comuni, dai più piccoli fino ad arrivare a Modena città con il voto ponderato ovviamente maggiore. Abbiamo coperto e catalizzato, come dicevo prima, voti della bassa, della pianura e anche della montagna. Questo sa significare proprio la credibilità della proposta del nostro movimento politico. In questa elezione è da notare anche i 3.225 voti ponderati ottenuti da Simona Sarracino di Azione, evidentemente votata anche da esponenti PD e che all'interno della coalizione del campo largo del centro-sinistra è stata preferita all'esponente del Movimento 5 Stelle Mattia Veronesi. Ecco dunque i voti ottenuti dai consiglieri di centro-sinistra insieme per una nuova provincia. Ed ecco quelli ottenuti dalla lista di centrodestra Unione Modena Civica, Uniamoci.